Ciao a tutti! Guardate qui, finalmente, finalmente, finalmente facciamo questo. Dico almeno per me finalmente, perché da un botto di tempo che ci sono dietro e non vedo l'ora di vedere alla fine come viene. Quindi per questo che dico finalmente. Molto bene, molto bene, molto bene. Faremo questo ovviamente con la texture gigante che abbiamo fatto tutto assieme. E ovviamente io inizio a fare i video e iniziano anche i rumori molesti. Molto, molto bene. Però adesso spostiamo questo e prepariamo. Guardate che cambio di luce quando sposto tutto il bianco. Non devo più fare gli stampi bianchi. Eh no. Ho preparato due bicchieri con la resina, ovviamente. E ho deciso di fare dei colori neutri. Dato che avevo fatto questo serpente qua bianco e nero, ho pensato di farlo in grande vedendolo bianco e nero. Quindi lo faremo di che colore? Bianco e nero. Molto bene. Qua andiamo a metterci un bel po' di bianco. E qui andiamo a metterci un bel po' di nero. Voglio metterne un po' di più dell'altra volta, voglio esagerare, molto bene. E adesso mischiamo e vediamo un po' se devo metterne di più o no. Di meno ovviamente non posso, quindi non lo so, non si capisce. Mi sembra così tutto nero, che strano. E adesso mescoliamo il bianco. Allora, io non toccherei di più. E ci vado a mettere dentro anche i glitter. Vi dico già che nel caso che la creazione esce, non ci fermeremo a vederla, ma andremo avanti con lo step. Qua metto i glitter neri. Sono usciti anche i rossi e verdi, ma com'è possibile? Vabbè, tanto con nero diventa tutto nero. E qui ce li mettiamo bianchi. Escono anche quelli che non devono uscire. Brutti balordi, brutti balordi. Ok, questi qua bianchi sono davvero cioè fini fini e mi piace molto l'effetto che fanno con la luce. Qua vediamo che mi sono usciti praticamente tutti i colori dei glitter. I rumori molesti. Ok, mi piace anche qua. Tanto poi col nero va bene. Allora, adesso prendiamo questo. Volevo metterlo dritto, no? L'inquadratura dritta, ma non ci riesco. Con il mio super aggeggio tecnologico per tenere sul telefono non riesco. Io spero solo che questo polistirolo sia abbastanza dritto. Però vabbè. Mettiamo dritto, mettiamo coso. Forse per me sarebbe stato più comodo effettivamente metterlo dritto, però vabbè. Non mi ricordo l'altro, se avevo fatto il nero sopra o sotto. Mi sembra sopra, quindi partiamo dal bianco. Mamma mia, questi rumori molesti. Sì, poi io ho fatto. Porca miseria. Io ho fatto bianco con il coso bianco. Non si capisce niente. Si capiscono solo i rumori che sono nel mio video. Oh! Ok, non era così alta la creazione, quindi immaginavo che. Quanti G ho detto? Immaginavo che. Ok, questo è un esperimento. È un esperimento, quindi non so come uscirà. Facciamo così. Ok, sono già troppo agitata. Quanti G sto mettendo nelle frasi? Sono agitata. Perché non so nemmeno se sta mettendo a fuoco. Essendo che l'ho fatta io sta roba, ne ho messo anche fin troppa di resina. Però va bene metterne fin troppa perché comunque devo andare a utilizzare i cristalli. Quindi per farli belli pomposi ci vuole più resina, appunto, ne vado a mettere ancora un po'. Nella mia testa era meraviglioso. Nella mia testa. Molto bene, adesso andiamo a mettere la texture, che è anche molto pesante, quindi. Ah no, aspettate, prima fatemi scoppiare le bolle. Non trovo lo spruzzino.
Ok, era vicino a me, ma non lo trovavo. Leviamo le bolle e mettiamo sulla texture. Ok. Faccio un po' così, ma comunque molto... Oh, madonna. Io l'avevo pulita la texture prima di metterla su, ne. C'ho anche lo scotch qui da qualche parte, l'avevo pulito. Vabbè, oggi il video è così. Niente. Io direi che adesso dobbiamo lasciare... Che vergogna, che imbarazzo, guarda qui. Dobbiamo lasciare fare e tutto. Io ho anche messo tutto un bel polistirolo più grosso, che nel caso esca dovrebbe fermarsi sul polistirolo. E niente, quindi adesso, altri rumori molesti, non ci resta, cioè almeno per me, aspettare che qua faccia il suo dovere. Incrociamo le dita, perché ci ho messo un sacco di tempo e soprattutto un sacco di materiale. Molto bene. Il momento è arrivato. Siamo qui. Finalmente. Lo posso scoprire. Non dico niente. Lo scopro. Ho una paura immonda. Immonda. Ok, facciamoci coraggio. Ok, sta partendo dal cristallo. Oddio. 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 Oh mio Dio, è uscito. Oh mio Dio, è uscito. Leviamo la mega texture da qui. Aiuto. Aspettate che abbasso un attimo l'inquadratura. Datemi un secondo. Ok. Oh. L'ha preso praticamente qua, la resina non c'è qua. Anche qua. Oh Matteo, ma non me l'aspettavo così. Si levi, signor serpente. Faccio vedere dietro. Praticamente è molto leggero, perché era molto sottile. Se vi faccio vedere. Vedete, molto molto sottile. Ma per quello che devo fare, va bene, cioè. Quindi per questo. Ed è la prima volta che ovviamente lo faccio. Guardate che bello. Che fatto così. Vediamo. Oh, è bellissima. È bellissima. Sto parlando anche a bassa voce, ma non so perché. Wow. Ah, comunque dietro, se dovessi farla senza cristalli, è bellissimo. Comunque anche dietro. Wow, non so che dire. Guarda che bello qua. Ma è meravigliosa. Aspetta che vi faccio vedere così. Meravigliosa. Adesso vado a finirla e vado a metterla come faccio con le altre, con gli altri serpenti cristallo. E poi vi faccio vedere tutto finito. No vabbè, sono troppo esaltata, bellissima. Gigantissima, bellissima, wow. Oh, sono troppo emozionata, che scicchi. Molto bene, l'ho finito. Sono molto, 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 molto emozionata. Ma prima, momentino pubblicità, mentre l'uccellino canta, fa la suoneria di sottofondo. Ok, ha smesso. Vi ricordo che le mie creazioni le potete trovare su Etsy, su Belle Creazioni di Gia, per chi volesse supportarmi, per chi gli piacesse le mie creazioni. Grazie. Allora, vi faccio vedere prima la versione piccolina, che è questa. Ok, ne ho preso una, ne ho fatte un bel po'. Piccola è così. E invece quella di oggi è così, aspettate. Oh, guardate che sciccheri, ce l'ho fatta. Allora, la prossima volta cerco di abbondare di più con la resina per fare in modo che il cristallo si allarghi e magari il bianco fa vedere un po' poco. Ci sono io, ciao, meglio non far vedere. Il bianco è un po'... Secondo me bianco, poi bianco così è da cambiare colors, però è bellissimo. Così sono proprio colori super neutri. Davvero davvero belli. Non riesco ad alzarlo, ho alzato l'inquadratura il più possibile, ma più di così non posso fare. Questa è la differenza praticamente. Qua è più cristalloso perché avevo messo più resina. Comunque questo, per essere un esperimento, per averlo fatto io e tutto, devo dire che sono davvero super 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 soddisfatta.
Niente, ora voi fatemi un po' sapere che cosa ne pensate di questa creazione, dondola tutto qui. E niente, io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!